Non ci discostiamo moltissimo dall'argomento toccato da Franco, guardate, queste sono le protagoniste dei nostri inverni, tonde, arancio sono le arance, un frutto più coltivato, il più coltivato al mondo, ma che ovviamente in Italia ha un'eccellenza particolare. Allora, prof, sei pronto? Eccolo. Io vado, eh. Allora, eccola qua. Vedi che agilità, professor Giorgio Calabrese, è quella che dà. Allora, il nostro nutrizionista di fiducia che ci parlerà di arance, ma prima di fare questo, da un giardino di meravigliose arance IGP di Sicilia, è collegata alla nostra Metis Di Meo. Metis, ma precisamente dove sei? Quella che state vedendo è la grande madre, l'Etna innevato. Buongiorno a tutti, ci troviamo a pochi chilometri dall'Etna, a Carlentini, a sud di Catania. Carlentini Nord, in un agrumeto dove si racchiude l'oro della Sicilia. Siamo con le arance e le arance sono di Andrea Valenziani. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Ha questi 13 ettari con la sua famiglia da ben 5 generazioni. Beh sì, da molto tempo coltiviamo agrumi. La famiglia di mia madre ha impiantato i primi agrumeti circa un secolo fa con le arance Moro, le più rosse, tra le più celebri, e con mia sorella andiamo avanti in questa impresa. Mentre raccogliamo i tarocchi, la prima cosa che colpisce Andrea è la gestione del campo. Siamo immersi nella natura, l'erba alta ad esempio. Sì, può sembrare incolto ma non lo è, accuratamente coltivato, semplicemente noi non contrastiamo quegli elementi naturali che partecipano alla vita biologica del campo, erba, insetti e quant'altro. Quindi concimi naturali, non diserbanti. Esattamente, non diserbiamo, utilizziamo letame o concimi comunque compatibili con l'agricoltura biologica. Andiamo a vedere quanti tipi di arance ci sono, quante varietà. Cosa stiamo raccogliendo adesso, quindi, i tarocchi? In questo momento stiamo raccogliendo il tarocco che ha inizio pigmentazione. È un'arancia che in questo periodo è lievemente venata di rosso, ma aumenterà la propria colorazione interna, ma non è la più rossa. Quello che è in mano è un moro che diventerà completamente rosso, il cui succo diventerà bordeaux come il vino, ed è l'ideale per fare spremute, il più richiesto a questo scopo. Mi hai detto che le bionde si raccolgono per prime e per ultime, da settembre a maggio, e al centro invece ci sono le rosse. Esatto, questo è un po' lo schema. Si inizia con le arance, le naveline, quelle ombelicate, da fine ottobre, inizio novembre, e si conclude con l'Aneleite e varietà simili come il Valencia a chiusura stagione. Se dovessi chiederti una classifica, quali sono le più dolci, le più polpose, quelle che possiamo utilizzare per fare, non lo so, magari una spremuta o per esempio la marmellata? Allora, per la marmellata di solito noi consigliamo l'arancia amaro. L'arancia amaro è il frutto selvatico dell'agrume, dell'arancio, ed è caratterizzato da una buccia molto spessa e da semi, quindi un alto livello di pectina e gelatifica facilmente. Mentre invece il tarocco è ideale da mangiare a tavola in insalata, è poco fibroso, quindi pelato a vivo e diventa un complemento per insalata ideale. Il moro invece, come dicevo, è proprio ideale da spremere. Ma come facciamo a capire quando un'arancia è pronta per essere raccolta? Beh, si può intuire a occhio se si è, diciamo, del mestiere in base... Colore, grandezza? Sì, il colore, la distensione della buccia, le sfumature del colore. È chiaro che da un punto di vista commerciale è importante fare delle verifiche tecniche più specifiche, quale il livello di gradi Brix, cioè la dolcezza, la succosità, il pH. Quindi il livello di dolcezza è il cardine? Beh, è fondamentale. L'agrume deve essere aspro, ma non troppo. Non deve prevalere l'asprezza, ci deve essere una buona relazione, né deve essere troppo liscio, cioè privo di asprezza, altrimenti perde carattere. In questo momento stiamo vedendo delle immagini che abbiamo registrato questa mattina del magazzino. Tutte queste arance vanno in un magazzino che in realtà è condiviso con altri agricoltori come te. Esatto, le nostre sono aziende di media, grande e piccola dimensione che collaborano insieme per far fronte a quei costi che possono essere affrontati soltanto in una logica di economia di scala, mutualisticamente. Quindi abbiamo un magazzino condiviso, assumiamo insieme il personale, tanto quello che adesso sta raccogliendo, quanto i potatori e gli operatori di magazzino, dopodiché commercializziamo insieme. Quella che stiamo vedendo non è una gara di bellezza, i canoni estetici non devono farla da padrone, ma voi scegliete in base a cosa? Ovviamente la bontà del frutto, con le analisi di cui abbiamo detto, e poi non scartiamo ciò che è esteticamente imperfetto. Questo perché non ha nulla a che vedere con la qualità alimentare del prodotto, ma con delle magari cattive abitudini che portano le persone a scegliere solo in base all'esteriorità del frutto e non alle sue qualità.
si divide per varietà, per grandezza, anche per canale di distribuzione, perché possiamo dire che c'è stata un po' una rivoluzione da quando la Sicilia finalmente è entrata nel mercato della rete. Prima tante arance andavano e finivano qui a terra, non riuscivano ad entrare in distribuzione. La commercializzazione dei grumi era ed è tuttora un problema. Ci sono delle alternative ai sistemi tradizionali di commercializzazione che noi cerchiamo di sfruttare appieno e che ci portano direttamente ai consumatori finali su tutto il territorio europeo, quindi consegnando porta a porta le arance che produciamo. Senti Andrea, ma ci sono altri ragazzi come te che fanno questo mestiere oggi qui in Sicilia? Più di quanto non possa sembrare, che non siamo molto evidenti probabilmente, ma ci siamo. Ma lo fate con grande orgoglio. Bene, allora io direi di chiudere brindando con un'arancia di Sicilia. Con piacere. Alla vostra! Grazie alla nostra Metis Di Meo e soprattutto a tanti consigli, un sacco di informazioni, professore. Molto bello, perché noi non ci rendiamo conto, come quando i romani non si rendono conto che hanno il Colosseo e i coreani vengono da 10.000 chilometri, che queste arance sono un pregio non solo per la Sicilia o per la Calabria o comunque per il sud, ma per l'Italia, perché noi abbiamo bisogno di questo frutto in questo periodo e non solo per l'influenza, dove ha effettivamente una buona azione preventiva, però preventiva, perché qualcuno la scambia, ci sono molto influenzato, prendo l'arancia perché mi curo, prenderla prima, ecco, per la famosa vitamina C, che è poi la cosa che contraddistingue l'arancia, ma non solo, fra poco scopriamo anche, esatto, allora arance. Questo frutto ha delle peculiarità nutrizionali di grande livello, perché i bambini e gli anziani sono quelli che ne usufruiscono di più, perché in poco spazio, con 36 calorie, 100 cc di spremuta, oppure 100 grammi di arancio, di prodotto, noi abbiamo dei prodotti antiossidanti, anti-invecchiamento, che svecchiano continuamente queste membrane cellulari delle nostre cellule, che con l'influenza, il freddo, il fumo, i pranzi post natalizi e quant'altro creano dei problemi. Perché guarda me sul pranzo post natalizio? Io guardo lei perché lei è una bellissima donna, però immagino che tutte le belle donne abbiano avuto un Natale sempre molto impegnativo, diciamo, brava. Così. Allora, parliamo anche del quantitativo zuccherino. Sentivamo dal servizio che l'asprezza non deve prevalere sull'aspetto, certo, zuccherino, però chi ha il diabete, per esempio, è abbastanza spaventato. Allora, diabete significa glicemia alta, cioè gli zuccheri nel sangue, ma è soprattutto il glucosio. Nelle arance c'è soprattutto il fruttosio, che è il fratello speculare del glucosio. Se noi non superiamo i 30 grammi di fruttosio al giorno, cioè significa le due arance ogni giorno, noi non avremo mai problemi di alterazione della glicemia anche nel diabetico. Però solo quella. Il concetto è, bisogna fare il computo, il cosiddetto carico glicemico della giornata, però le arance vanno molto bene nella giusta quantità, ricordandoci anche una cosa, che avendo dei prodotti cianidinici, che sono degli antiossidanti importanti, da una parte non alterano la glicemia, dall'altra parte mettono il freno a mano a non alzarsi. Beh, insomma, ovviamente tutto ha un pro e tutto ha un contro, però l'arancia ha in sé non soltanto la vitamina C, che è la cosa, certo, più notoria che conosciamo, ma anche per esempio l'acido folico, il potassio, cioè ci sono delle cose, brava, che possono essere utili. Fondamentale. Infatti c'è un segno che è molto carino. Se voi mangiate o bevete un succo d'arancia fresco o mangiate delle arance, immediatamente si può andare a fare la pipì. Perché? Perché c'è il potassio. Il potassio sta al sodio come il cane sta al gatto. Ecco. Si odiano. Allora, se entra tanto potassio, il sodio esce e si ha il drenaggio. Ed è importante questo, perché in un cardiopatico, in uno che ha la pressione alta, quando prendi queste arance hai questa azione diuretica senza prendere il diuretico. Però, è capitato anche a me, pur non soffrendo di gastrite, che quando uno ha lo stomaco un po' in subbuglio, ci metti sull'arancia e ti fa male. Fermo. Gastrite, allora, infiammazioni. Gastrite ipercloridrica eccessiva, sicuramente tutto ciò che porta ad fare secernere un pochino più di succo gastrico, che serve nella normalità a scindere le proteine, in quel caso può dare dei problemi. Però dobbiamo raccontare una cosa, che sia l'arancio sia il limone messi insieme hanno degli acidi deboli che si uniscono al potassio che si trova nel succo gastrico e formano più delle basi che degli acidi. Quindi
tranne gli intolleranti, in genere anche il gastritico, se non lo prende a digiuno sicuramente fa bene l'arancio. Si dice la pelle a buccia d'arancia, questa è una cosa che affligge noi donne, però in realtà l'arancia fa bene alla pelle per quello che diceva lei, molto cioè bene, per questa capacità anche di rigenerativa. Non no? solo, ma vi dico un'altra cosa che è carina, a cui le donne pensano poco. Il concetto cellulite è dato anche da un sangue che in termini molto volgari viene detto spesso viscoso perché è troppo carico anche di colesterolo. La vitamina C prende il colesterolo, quando lo vede lo butta giù, invece di farlo entrare nel sangue lo butta nell'intestino e quindi la pelle diventa più bella, poca cellulite. Ecco, e guarda sempre me. Grazie al professor Giorgio Calabrese per essere stato con noi. Poi mettiamo in chiaro delle cose. Senz'altro. Va bene, Antonia, a te.